sabato 1 ottobre, nell'importante cornice del Seminario Maggiore di Roma, è stato presentato il volume Le domande grandi dei bambini, scritto da Don Andrea Lonardo e Padre Maurizio Botta, con le illustrazioni di Andrea Pucci. Il testo, pensato come uno strumento di supporto al percorso di catechesi per i bambini che si preparano alla comunione, è una vera novità nel suo genere. Infatti, supera con un balzo la tradizionale metodologia didattica basata sulla socializzazione fra i bambini, il gioco, la metafora, ed entra direttamente nel vivo delle grandi domande che i bambini pongono ai loro genitori, insegnanti e catechisti. Cosa vediamo guardando i bambini? Vediamo come loro, per esempio, piace vedere degli adulti che quando fanno le cose serie, ma tutte, non so, dico cose così che mi vengono in mente, quando vedono papà che si fa nodo alla cravatta, il bambino. Questo è un catechismo che spiazza. Sì, una delle parti probabilmente più spiazzanti per i catechisti è il fatto che si parla di cose che non c'entrano apparentemente con la catechesi. La catechesi solito comincia la domenica, la campana, la famiglia, scrivi il nome dei tuoi compagni, e poi i Vangeli, i quattro Vangeli, il Metamorfo, la parabola, non so. Questo libro parla del luogo primitivo, delle caverne, della scienza, del Big Bang, cioè parla di cose che apparentemente, ripeto, è di nuovo una proposta che voi capite che è un po' innovativa. La prima domanda che si può viene è quello. Chi è quel prete vicino a Einstein? Cos'è il computer? Gesù gli dice, no, ma guarda che questo prete qua è uno scienziato. Si chiama George Edward Lemaître ed è quello che ha teorizzato la teoria del Big Bang. E che la contrapposizione tra scienza e fede è uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone nel mondo occidentale perde la fede. Ma il colpo di genio è stata questa seconda mano. Cioè guarda, sempre anche le teorie che c'è scritto. Tieni. Chi è questa? Aristoforetti, chi è l'astronauta? E tu gli fai vedere dietro che c'è dietro. Oh guarda, c'è una donna, e mi sembra pure la Madonnina che c'è proprio a casa, che c'è la scuola. Oh, ero a casa, questo significa sapere con chi stai a che fare. Quel bambino lì, a 8 anni, capisce che la fede ce l'hanno anche gli astronauti. Il discorso è un po' come per lo scritto, vale anche per l'illustrazione, cioè io posso trattare banalmente un bimbo illustrando delle cose in maniera superficiale. Un'illustrazione didascalica è, che ne so, l'illustrazione per un'enciclopedia e ti faccio una splendida tavola anatomica, ma non mi dice niente. La scelta di fare Abramo visto di spalle è appunto centrale, molto simmetrico. Questa è una delle illustrazioni incriminate che stanno al centro della pagina. Dice, ma qua chi ci sta qua dentro? Non si vede nessuno, sta in mezzo alla piega Abramo. L'idea era quella di entrare qua dentro, cioè di fronte alla promessa che Dio fa ad Abramo, e gli dice guarda che avrai una discendenza, tu che sei sterile, se riesci a contare le stelle del cielo, allora vedere questa volta stellata incredibile, un firmamento sterminato che non si riesce a contare, e stare lì con Abramo, stare di fronte a questa meraviglia, no? Dicevamo che guardare le cose, come dire, ci sono domande grandi, ma nello stesso tempo è semplice rispondere a cose grandi, perché noi siamo fatti per